Un progetto congiunto che vede protagonisti Federfarma, Lega Ambiente e Ordine dei Farmacisti, ma soprattutto gli alunni delle scuole. Presentato a San Giovanni a Teduccio, il progetto A Scuola Sicuri e Sostenibili, per educare i ragazzi al corretto smaltimento delle mascherine. Saranno distribuiti negli istituti di Napoli e provincia 1000 cestini per conferire i dispositivi di protezione individuale, con il duplice obiettivo di prestare attenzione alla salute e allo stesso tempo rispettare l'ambiente. Stamattina insieme a Federfarma lanciamo il Lega Ambiente questa importante iniziativa che rientra anche in quello che è il piano nazionale di prevenzione, che prevede di prendersi cura non solo della salute degli animali, della salute delle persone, ma anche degli ecosistemi, cercare di armonizzare questi tre sistemi in modo tale da tutelare il territorio e tutelare la prevenzione e la salute dei cittadini. Con una popolazione scolastica di circa 800.000 studenti e studentesse, con due mascherine al giorno si arriverà a più di 1,5 milioni di mascherine da smaltire. Mascherine sicuramente molte usa e getta che bisogna conferire correttamente, bisogna raccontare ai ragazzi, e quindi con percorsi di educazione ambientale come faremo insieme, per raccontargli di conferirli correttamente e non abbandonarli nell'ambiente. Questa scuola è una scuola che da anni ha fatto del contrasto alla criminalità la propria bandiera, e noi sappiamo come temi delicati come la legalità e lo sviluppo sostenibile camminino di pari passo, quindi per me ha un grande valore simbolico inaugurare questa campagna di sensibilizzazione ambientale proprio in questa scuola.